Ciao, allora, altro video outfit, anche oggi è un outfit per il giorno, sono tornata a casa, effettivamente ora è sera, cioè nel senso sono uscita oggi, sono andata a comprare delle cose, magari dopo le faccio pure vedere, e quindi è un altro outfit da giorno, sempre casual, molto tranquillo, dei pantaloni questa volta, solitamente ho delle gonne. Ho messo le prime scarpe semi autunno-inverno. E ho comprato uno smalto nuovo, dopo ve lo faccio vedere, è bellissimo. Spero vi piaccia. Cominciamo. Sopra ancora il giubbottino di pelle che avete visto nel video del concorso di Thailena. E ve lo faccio vedere anche dietro questa volta. È anche da agganciarsi. Ma io non me lo porto mai agganciato, lo tengo così. E sotto una felpa leggera, molto leggera, è di American Apparel, l'ho comprata 2 anni fa, larga, la spalla è scoperta e sotto una maglietta nera, una canottiera nera e i pantaloni verdi. Il mio pezzo preferito per questo outfit sono i pantaloni. Questi pantaloni verde militare sono stati comprati a Londra un paio d'anni fa, sono stata a Londra per un capodanno di circa 2 anni fa, e hanno questi dettagli molto maschili da moto, la ginocchiera, queste impunture, le tasche che sono chiuse con delle cerniere, dietro la tasca è piatta. Secondo me sono bellissimi. Mi sono dimenticata di dire che i pantaloni sono di Topshop, credo della linea disegnata da Kate Moss. Ai piedi invece ho una copia delle famosissime Clark. Sono nere, appunto, scamosciate, molto morbide, a piante molto larghe. Infatti piacciono poche persone perché potrebbero pure sembrare pantofole. Non sono neanche molto nel mio stile in realtà. Però per questo cambio di stagione sono comode, ho da fare mille cose, sto fuori dalla mattina alla sera, non mi danno mai noia ai piedi. Insomma, io ci sto, devo dire, da Dio. Alle mani ho l'anello di Forever 21 e questo bellissimo smalto argento. Bellissimo. Al collo la croce di Madrid. E come borsa ho scelto questa, è una borsa piuttosto grande, bicolore, con questi dettagli argento, molto spaziosa. Ecco l'outfit nel complesso, per uscire, non so, in centro durante il giorno a comprare qualcosa. Io vi devo ringraziare veramente, veramente tanto perché questo nuovo passatempo e questo nuovo propormi è incoraggiato da voi. Siete voi che lasciate commenti favolosi, siete voi che mi sostenete, siete voi che mi apprezzate, siete voi che mi criticate. Io devo dire che ho ricevuto anche critiche che non mi sono piaciute, cioè maleducate, e la persona che me le ha inviate è stata bloccata. Non so se è giusto bloccare persone su YouTube, ma accetto molto volentieri le critiche costruttive o le critiche fatte in un certo modo. La maleducazione no, non mi piace, quindi magari boh, ditemi anche voi se magari la sblocco, non la sblocco, non lo so. Comunque, ecco, vi volevo dire grazie di tutto, di cuore, proprio sentitamente grazie. Perché uno comunque si propone, anche se YouTube è una mezza stronzata, è un gioco, gli argomenti sono futili, però comunque il porsi, il presentarsi così pubblicamente, registrare video, la tua faccia, i tuoi gusti, non lo so, è una cosa che comunque in realtà non è facile. E quindi niente. Grazie.
E dopo tutte queste sdolcinerie, io vi ringrazio tutti e spero che l'outfit vi sia piaciuto. Il mio smalto, vi devo dire cos'è lo smalto. Questo smalto è questo di Debbie, il numero 122. Vabbè, qui anche se non vi dico il numero, insomma, è un colore così. Pff, grazie veramente di tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.